Sgomento e sconcerto in Molise per la perdita di Rita Fossaceca, dottoressa in missione in Kenya, uccisa in una rapina nella sua casa per difendere i genitori. Da oggi al 4 dicembre, avvocati in sciopero, un'azione di lotta indetta in tutto il paese dalle camere penali. Il 2 dicembre, manifestazione nella capitale. Intesa raggiunta oggi tra la Regione Molise e i penitenziari di Campobasso e Larino. Il progetto innovativo si chiama Il genitore in carcere. Serie D, ennesimo passo falso in campionato del Campobasso. L'Agnone supera il Civitella e la Jesina. Isernia sconfitta a tempo scaduto ad Avezzano. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Colpita da un colpo di pistola in un piccolo villaggio keniano, doveva far ritorno oggi in Italia Rita Fossaceca, medico di Trivento, assassinata per difendere i suoi genitori nella missione di Myeongbuni. Dedizione verso i più indifesi e un impegno umanitario di lungo corso non sono bastati a salvarle la vita nel lontano Kenya. Volontaria in Africa per l'associazione internazionale For Life, Rita Fossaceca, 51 anni, medico di Trivento, è stata uccisa con un colpo di pistola nel corso di una feroce rapina nella sua casa in un villaggio a Myeongbuni. Nell'ultimo estremo tentativo di salvare dalla furia dei banditi la madre Michelina e il padre Giovanni, rimasto ferito alla testa, e due infermiere italiane, in uno stato in cui al momento si vivono tensioni e costanti paure per tutti. Al momento dell'irruzione nella casa era presente anche Don Luigi Di Lella, anziano zio del medico e sacerdote della parrocchia di Santa Croce, in congedo solo da pochi mesi e che spesso sosteneva le iniziative della nipote in terra africana. Il medico lavorava a Novara, in Piemonte, nell'ospedale maggiore della Carità, ma tornava sempre volentieri nel suo paese nativo, dove vivono il fratello Pierluigi e i parenti più stretti. Come volontaria da anni faceva la spola nel paese africano per dedicarsi con estrema passione a deboli e malati. Una scelta sincera ma difficile in una realtà in continuo e pericoloso mutamento. Una decina di anni fa, assieme ad altri 11 volontari, aveva creduto nella creazione di un progetto umanitario e di alto valore sociale, nato per creare una scuola, una infermeria, l'orfanotrofio e una chiesetta nel piccolo villaggio centrafricano. In questo video la vediamo, esattamente un anno fa a Trivento, ripresa nel corso della festa dei cinquantenni svolta in un ristorante con i suoi coetanei. Paolo Gentiloni, ministro degli affari esteri, ha espresso il suo personale cordoglio per la morte di Rita Fossaceca, una persona molto rispettata per la profonda dedizione nei riguardi delle famiglie con particolari sofferenze e debolezze. Dolore e incredulità oggi in paese. La notizia dell'uccisione della dottoressa Triventina ci lascia senza parole. Siamo vicini alla famiglia e alla sua comunità. Con queste parole si è espresso Paolo Di Laura Frattura, presidente della Giunta del Molise, alla notizia dell'uccisione della volontaria della Onlus for Life. E sull'omicidio scopo di rapina della dottoressa Rita Fossaceca, tre persone sono state arrestate nel paese del Centro Africa. La polizia locale ha anche identificato il mandante dell'aggressione mortale. Le forze dell'ordine sono quindi sulle tracce di tutta la banda di rapinatori. Cambiamo argomento. L'Unione delle Camere Penali Italiane proclama l'astensione degli avvocati dagli impegni giudiziari e nelle aule da oggi fino al 4 dicembre. Anche in Molise lo sciopero sarà osservato in sintonia di un'azione di lotta che diventa concreta con la manifestazione a Roma del 2 dicembre. Giuseppe Vittà. L'Unione delle Camere Penali Italiane hanno deliberato, nel rispetto del codice di autoregolamentazione, l'astensione dalle udienze da ogni attività giudiziaria nel settore penale degli avvocati penalisti dal 30 novembre al 4 dicembre 2015. Le ragioni dell'astensione e l'adesione alla manifestazione romana del 2 dicembre nelle parole del Presidente della Camera Penale Distrettuale del Molise, Erminio Roberto.
Le ragioni sono molteplici, è possibile riassumerle in un concetto. Quello che sta passando adesso, sia come ipotesi di riforma, sia nelle aule giudiziarie, è quello di ridurre sempre di più i diritti di difesa del cittadino, ovvero le garanzie che il codice prevede per il cittadino che è sottoposto a procedimento penale. Abbiamo assistito sia nel processo mafia capitale, sia e pendente presso il Parlamento, ad ipotesi nelle quali si pretende che il cittadino sottoposto a misura cautelare, ovvero colui che per lo Stato è ancora un presunto innocente, non possa partecipare al procedimento penale, ma debba addirittura partecipare al procedimento a distanza, non possa essere presente nell'aula di giustizia a fianco al proprio difensore, ma debba partecipare al procedimento a distanza. Questo naturalmente inficia le garanzie e la difesa dell'imputato. Abbiamo ancora come ipotesi di riforma una riforma che riguarda la prescrizione. In questo modo, allungando i termini di prescrizione, non si fa altro che tenere sotto processo un cittadino, un imputato, un presunto innocente per un tempo pressoché indeterminato e comunque per un periodo di tempo lunghissimo, del tutto in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo che invece è previsto dall'articolo 111 della nostra Costituzione. Stiamo ancora oggi facendo la giornata dei braccialetti perché è un'iniziativa che secondo noi deve essere portata avanti. Noi diciamo che ci vogliono più braccialetti elettronici e meno carcere nell'ipotesi in cui il cittadino possa essere controllato a distanza anziché presso il proprio domicilio, anziché rimanere in carcere. L'alibi che si fornisce oggi è che mancano le risorse, tant'è che si cerca di tagliare persino le corti d'appello, però quello che invece noi riteniamo è che si debbano sprecare meno soldi per intercettazioni telefoniche, inutili naturalmente, ovvero per risarcire il cittadino per l'ingiusta detenzione, e si debba invece consentire a quelli che possono usufruirne di rimanere presso il proprio domicilio, sia pure con un controllo mediante il braccialetto elettronico. Sono stati presentati dall'onorevole Danilo Leva una serie di emendamenti alla legge di stabilità, in rilievo quella del lavoro nelle regioni meridionali e le iniziative per scongiurare la chiusura di 23 prefetture in tutta Italia, compresa quella di Isernia. Tutto questo senza aumentare il deficit nazionale. Maggiori controlli sul territorio con l'avvicinarsi del periodo natalizio, più pattuglie delle forze dell'ordine saranno prossimamente disposte dalle due questure molisane nelle vicinanze di uffici postali, banche, supermercati e gioiellerie per contrastare furti e rapine. Agenti di polizia, carabinieri e finanzieri faranno particolare attenzione inoltre nei giorni a seguire alla vendita illegale di fuochi pirotecnici. Il genitore in carcere, questo è il tema centrale del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione e l'amministrazione penitenziaria. Il documento riguarda un progetto da realizzarsi negli istituti penitenziari di Campobasso e Larino. Presso la Casa Circondariale di Campobasso è stato presentato un progetto innovativo e di grande spessore sociale denominato Genitori in Carcere, che riguarda essenzialmente il tema centrale della genitorialità e della cura delle relazioni familiari in carcere. Tale percorso, da attuarsi all'interno degli istituti penitenziari di Campobasso e Larino, stabilisce il protocollo d'intesa, finanziato con il Fondo Nazionale Famiglia 2014, approvato con una specifica delibera di Giunta regionale e scaturito dalla collaborazione tra Regione Molise e le direzioni competenti dell'amministrazione penitenziaria. In carcere effettivamente chi soffre di più probabilmente è proprio la famiglia e soprattutto i figli, e soprattutto quando sono figli minori. Il bambino viene privato di quello che è un punto importante di sostegno all'interno del suo percorso di crescita, e quindi in qualche maniera con questo progetto noi vogliamo far recuperare il ruolo di guida al papà, che è il ruolo giusto che deve avere
avere nella crescita del bambino. La parte più evidente probabilmente sarà l'allestimento di una ludoteca, in maniera tale che i colloqui con i bambini possono essere effettuati in uno spazio più idoneo ad accogliere dei piccoli, dei minori. Però è importante anche e soprattutto l'opera che faremo di supporto psicologico e di consapevolezza verso i genitori, e questo nel nostro caso specifico verso il padre. Qui purtroppo soffriamo molto della mancanza di spazio, quindi anche per l'allestimento di spazi all'aperto abbiamo qualche difficoltà, perché abbiamo a disposizione un piccolo giardino, però in quello cercheremo di realizzare, renderlo più idoneo all'accoglienza, e quindi con dei giochi, con dei tavolini, in maniera che il colloquio sia svolto in forma più efficace per accogliere i bambini. Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini, ha emesso un'ordinanza nella quale si fa divieto di consumo e utilizzo dell'acqua a scopo potabile a causa dei numerosi problemi derivanti dalle piene dei giorni scorsi sul litorale. Il divieto vige su tutto il territorio del paese, eccetto Contrada Padula in prossimità di San Salvo. L'iniziativa fa seguito alla comunicazione della Molise Acque, con la quale è stata disposta la non potabilità dell'acqua erogata dal potabilizzatore del lago del Liscione. La riduzione della spesa pubblica in ambito nazionale non può significare per il Molise l'impoverimento di tutti i presidi dello Stato. Negli ambienti politici del centro-sinistra regionale c'è fiducia nell'evitare la chiusura della prefettura di Isernia. Si riuscirà a salvare questa prefettura di Isernia? Noi siamo fiduciosi. Abbiamo invitato il sottosegretario Rughetti per far toccare con mano i problemi di questa provincia. Veniamo fuori da una grande crisi negli ultimi 7-8 anni di crisi industriale, che qui si è avvertita con forza, purtroppo prepotentemente al nucleo industriale di Pozzilli, nei territori. Veniamo fuori da un ridimensionamento delle strutture periferiche dello Stato in tutte le articolazioni, a partire dall'università, ma anche ai servizi indotti, quindi in qualche modo ne risente il commercio, ne risentono tutti, e quindi chiediamo al sottosegretario di fare attenzione, perché noi comprendiamo che oggi bisogna tutti contribuire alla riforma dello Stato, ma in questo momento qui far venir meno una presenza dello Stato, così come rappresenta la prefettura, perché poi significa la polizia, che poi significano altri servizi sul territorio, sarebbe una ferita che non ci possiamo permettere. Diamo però fortemente il nostro contributo all'impegno per ridurre i costi. A proposito di sicurezza, il problema della sicurezza oggi non riguarda soltanto l'Italia, riguarda tutta l'Europa, ma è stato sottovalutato in passato questo fenomeno dell'ISIS, cioè la Oriana Fallaci da anni parlava dei rischi che comportavano queste persone. No, mi prego, Oriana Fallaci nell'ultima fase non condivido molto delle cose che dice, perché rischiano di essere dei semi di intolleranza. Qui l'hanno detto i musulmani, che chiedono democrazia, rispetto, che soprattutto non vogliono in nessun modo non avere una coabitazione pacifica. Il problema è molto più grande, economico, e di capacità dei flussi migratori e di ha radici profondissime nella storia, non può essere risolto in una battuta. Certo, in tutta Europa e non solo, in tutto il mondo le Torri Gemelle sono arrivate, quando dicono chiudiamo le frontiere, no? Le Torri Gemelle sono arrivate a prescindere dalle frontiere. Oggi abbiamo le nostre Torri Gemelle che sono successe a Parigi, e quindi essendoci successo in casa siamo tutti molto più allarmati. È la nostra Europa, il nostro cuore democratico che viene colpito, sono le nostre abitudini. Non so se sia stato sottovalutato, so che oggi richiede di alzare l'asticella enormemente, e richiede anche, per tornare alle prefetture, che esistano servizi territoriali molto forti dello Stato, che sappiano sovraintendere anche le questioni di polizia, che coordinano bene con le altre forze dell'ordine. Conferenza dei servizi sui trasporti questa mattina al Comune di Termoli, una conferenza che ha visto la partecipazione delle amministrazioni limitrofe di San Giacomo, Campomarino e Petacciato, condivisa da tutti i partecipanti la bozza di accordo con la Regione per la costituzione della rete periurbana sulla fascia adriatica.
pesca sostenibile, qualità e sicurezza dei prodotti, sempre quest'oggi a Termoli, l'argomento tracciato per iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole, finanziata dal Fondo Europeo per la Pesca, evento promozionale per il comparto ittico che si affaccia sul mare Adriatico e per guidare il consumatore sulla qualità del prodotto pescato. Torna a Campobasso il progetto di educazione stradale 2015-2016 riservato agli alunni delle quinte elementari. All'iniziativa presentata oggi hanno aderito 32 istituti comprensivi. Anche in quest'ultimo anno scolastico si torna a parlare in molte scuole dei territori delle due province di Campobasso e di Isernia di educazione stradale e lo si fa con il progetto specifico elaborato come negli ultimi anni dall'amministrazione comunale di Campobasso. All'iniziativa, che interesserà gli scolari delle 5 classi elementari, hanno aderito ben 32 istituti comprensivi per un totale di 123 classi, 60 comuni e circa 2.000 alunni. Saranno organizzati dei corsi specifici con docenti provenienti dagli uffici dei comandi provinciali dei carabinieri, della polizia stradale, della guardia di finanza e della polizia municipale. I corsi teorici, ognuno dei quali composto da 8 lezioni teoriche ed una nona a carattere valutativo, si svolgeranno nel periodo tra il 16 gennaio e il 19 marzo del 2016. Alla fine di ogni corso sarà rilasciato ai giovanissimi partecipanti il patentino di superciclista. Il progetto, promosso come detto dalla provincia di Campobasso, è coordinato da Isidoro La Farciola dell'ufficio trasporti ed è stato condiviso attivamente dall'ufficio scolastico regionale, dai Lions Club delle due province e dall'Automobile Club di Campobasso. Intanto oggi c'è stata la presentazione del progetto e la premiazione dei lavori svolti dagli alunni sul tema La conoscenza dei segnali salva la vita e selezionati dal maestro Domenico Fratianni. Anche per questa edizione, nei mesi di aprile e maggio 2016 sono previste delle giornate conclusive a carattere pratico, volte a sperimentare concretamente la conoscenza acquisita durante le lezioni in aula. Un progetto per l'impiego di migranti volontari a Campomarino da indirizzare verso lavori socialmente utili. La presentazione dell'idea e della cooperativa sociale Pianeti Diversi per la piena integrazione dei profughi attualmente ospiti nel centro di accoglienza Happy Family del paese sulla riviera Adriatica. Appuntamento domani pomeriggio in via De Gasperi. Con l'avvicinarsi dell'ultimo periodo dell'anno tornano in 4.000 piazze italiane le stelle di Natale dell'AIL, l'Associazione Nazionale contro le Leucemie. La manifestazione si svolgerà dal giorno 5 all'8 dicembre, un evento che toccherà anche diverse piazze del Molise per raccogliere fondi destinati al finanziamento di progetti di ricerca scientifica. Strade provinciali e fondo valli in ginocchio in buona parte della regione dopo anni di incuria, un quadro desolante che si è aggravato purtroppo con l'ultimo maltempo. Sempre più precarie le condizioni dei manti stradali in numerosi punti della regione. Gran parte del Molise centrale si trova oggi in condizioni pietose. La viabilità provinciale, mai come in questo momento, ha raggiunto limiti tanto bassi, tali da non poter offrire agli automobilisti un servizio all'altezza di un paese civile e avanzato. Sono invece le calamità naturali che avanzano senza alcun freno. L'opera di deforestazione e cementificazione selvaggia posta dall'uomo e dai contadini nelle campagne e le numerose precipitazioni piovose dell'inverno hanno reso le strade provinciali inguardabili e non più trafficabili. Tra queste segnaliamo la 41 Garibaldi che collega le fondovalli Biferno e Trigno nelle direzioni di Campobasso e Trivento. Realizzata oltre 30 anni fa, l'arteria versa oggi in condizioni pietose tra rattoppi e buche nell'asfalto oramai consumato. Poco distante la bretella che da Pietracupa scende verso Fossalto è diventata dopo poco più di 10 anni una sorta di montagne russe, altamente pericolosa per coloro i quali non la conoscono. Le calamità naturali degli ultimi due mesi hanno dato
dato il colpo di grazia anche alle provinciali che comunicano verso Sant'Angelo Limosano, Civita Campomarano, Lucito, Montefalcone, Acquaviva Colle Croci e Castelmauro. A queste realtà occorre aggiungere la storica frana che mina la collina sulla quale poggia l'abitato di Petacciato, i movimenti franosi sulla fondovalle Tappino, l'assenza di uno svincolo sulla Rivolo all'altezza di Selvapiana nel capoluogo. Il dissesto del territorio è un disagio alla pari dei problemi creati in Molise, sia dei servizi del sistema sanitario che dal sisma del 2002, dalla perdita di migliaia di posti di lavoro. Senza strutture viarie consone non può esserci il futuro. Italia Nostra inaugurerà una mostra fotografica domani pomeriggio al Circolo Sannitico della città capoluogo. Molise, il paesaggio storico naturale e l'inganno del tecnico paesaggio, il titolo dell'esposizione. Siamo adesso, come ogni giorno, alle previsioni del tempo, vediamole assieme. Giornata soleggiata con poche nubi nelle ore pomeridiane, oggi in Molise, in diradamento nella notte. Le temperature sono comprese tra la minima di 6 gradi ad Isernia e la massima di 13 a Termoli. Ventilazione sud-occidentale, poco mosso l'Adriatico centrale. Ancora sole domattina su tutta la regione, valori climatici in aumento, venti deboli di direzione variabile. Come sempre il lunedì, ampia pagina dedicata al calcio. La San Benedettese rallenta la marcia ma resta saldamente in vetta al girone F della Serie D. Ancora una battuta d'arresto per il Campobasso tra le mura amiche. Isernia sconfitta all'ultimo respiro ad Avezzano, prezioso successo dell'Agnone. Vediamo il quadro dei risultati e relative classifiche. Partiamo dalla Serie D, Avezzano-Isernia 2-1, Castelfidardo-Fano 0-2. Chieti-Folgore-Veregra si giocherà il giorno 9 di dicembre. Campobasso-Matelica 1-2, Fermana-Giulianova 2-2, Monticelli-Vispesaro 1-1, Olimpia-Agnonese-Jesina 1-0, San Nicolò-Amiternina 1-1, San Benedettese-Recanatese 1-1. Per una classifica che vede, come abbiamo detto, in testa a 32 punti la San Benedettese, 25 il Fano, 24 Matelica, 23 San Nicolò, 21 Folgore Veregra, 20 Monticelli, 19 punti Isernia e Avezzano, a 18 Chieti e Jesina, a 16 punti Castelfidardo, Campobasso, Fermana, Recanatese e Olimpia Agnonese. Chiudono a 12 Amiternina, Vispesaro e Giulianova. Scendiamo di categoria, siamo in eccellenza, sempre 14esima giornata. Allife, Montenero 2-1, Casalnuovo, Pietramonte Corvino 1-1, Compressorio Vairano, Gioventù, Calcio, Dauna 1-4, Olimpia Riccia, Macchia 0-3, Gamba Tesa Treppini Matese 0-4, Sesto Campano Cliternina 1-0, Campobasso 1919 Venafro 0-1, Vasto Girardi Rocca Ravindola 2-0. In testa 32 punti il Vasto Girardi, 27 Allife, 26 Termoli e Treppini Matese, 25 Gioventù Calcio Dauna, 23 il Venafro, 22 Sesto Campano, 18 Gamba Tesa, 17 Rocca Ravindola e Olimpia Riccia, 15 punti Montenero e Macchia, 11 il Comprensorio Vairano, a 10 Campobasso 1919 Pietra Montecorvino. Chiudono a 9 punti la Cliternina, 6 il Casalnuovo Monte Rotaro. Infine la promozione: Baranello Torre Magliano 1-1, Ielsi Frentania 3-1, Petacciato Guglionesi 0-2, Cerce Maggiore San Martino 3-0, Matese Spinete 0-1, Carullo Castelmauro 1-0, Roccasicura Real Prata 0-1, Roseto Sant'Eliana 1-2. Classifica:
per la promozione. In testa il Guglionesi a 30, 25 punti Campo di Pietra e Frentani, a 23 Ielsi, 22 Cercemaggiore, 21 Roseto e Baranello, a 19 Roccasicura, a 18 Spinete, 17 punti Sant'Eliana, 16 San Martino e Real Prata, 14 Carullo e Matese, 12 Castelmauro, 11 Torremagliano, 9 il Petacciato. Ed adesso passiamo ai contributi filmati. Un super Marolda spiana la strada alla vittoria dell'Agnone al Civitelle, Jesina battuta per 1-0. Concreta e determinata, l'Agnone agguanta il secondo successo consecutivo e dedica i 3 punti allo sfortunato preparatore atletico Pasquale Senatore, ricoverato per accertamenti all'Istituto Neuromed di Pozzilli. L'Olimpia consolida il reparto difensivo, impenetrabile da 180 minuti. Assenti Conte per squalifica e Lezcano claudicante. Silvio Paolucci si affida alla difesa a 3. Chiocchia, Cossu e Capitan Litterio davanti al portiere Mancino. In mediana Di Lollo, a Campore e D'Ambrosio. Sulle corsie esterne Pifano a destra e Di Ronza a sinistra. In attacco scontate le presenze della coppia Marolda Yellow, terreno di gioco recuperato in tempo utile dopo la nevicata dei giorni precedenti. Partono meglio gli ospiti in completo rosso. Sassaroli si presenta dopo 5 giri di lancette davanti a Mancino, che chiude distinto l'angolo sul primo palo. La Jesina deve fare a meno dei difensori Fatica e Calcini, entrambi squalificati. 4-4-2 il sistema utilizzato dal tecnico Yuri Bugari. Arati, il centrocampista più arretrato, e Ragazzu coadiuvato in attacco da Trudo. Si ripetono i Leoncelli all'11, ma la prevedibile conclusione del centravanti ex Termoli non spaventa in alcun modo Mancino. I padroni di casa iniziano a macinare gioco. 12, da una punizione di Pifano, Yellow esibisce un controllo di altra categoria, ma si perde sul più bello e grazie a Niosi. Ancora l'esterno Pifano pennella in area, a Campora è anticipato all'ultimo istante da Sassaroli. L'Agnone preme con maggior vigore, ma sul Mancino da calcio piazzato del difensore Di Ronza nessuno è lesto ad infilare la porta sguarnita. Reazione Jesina al minuto numero 27, dal corner Ragazzu si svincola dalla marcatura di Pifano e impatta di testa. Mancino si salva con l'aiuto della traversa. Marolda decide di rompere l'inerzia della contesa al 36, servito da Di Lollo, incustodito e spalle alla porta, ha il tempo di girarsi. Capolavoro balistico sotto l'incrocio, Niosi può solo raccattare la sfera in fondo al sacco. I molisani approfittano del momentaneo sbandamento della formazione viaggiante. A mantenere a galla la Jesina ci pensa Niosi, che sistema in angolo il potente destro di Pifano prima del rientro negli spogliatoi. La ripresa sarà meno scoppiettante della prima frazione, ma l'Agnone ha in avvio l'occasione per chiudere i conti. Trascorrono appena 80 secondi, Marolda innesca in contropiede Yallov, che all'interno dei 16 metri sembra essere travolto dal ritorno di Cardinali. Per il fischietto avellinese De Girolamo, il difensore sulla palla, i dubbi restano. Al quarto d'ora Chiocchia, in avanzamento offensivo, coglie il palo, ma per la terna arbitrale l'azione è viziata da fuorigioco. Sul capovolgimento di fronte, Pier Andrei, subentrato a Pier Santi, è troppo timido davanti a Mancino. Paolucci decide di far riposare D'Ambrosio e di mettere forze fresche con Guida. I locali mutano pelle, passano ad un più guardingo, 5-4-1 con Yellow unica punta. I marchigiani perdono molte frecce dal loro arco con l'infortunio di Ragazzu, gli subentra San Paolesi. L'unica minaccia ospite è alla mezz'ora, incursione di Pier Andrei stoppato da Chiocchia. Cossu pulisce l'area. Poco dopo, per doppia ammonizione, la Jesina perde il difensore Carnevali. Non succede più nulla neanche nei 4 minuti di recupero. Battuta d'arresto dei Leoncelli dopo un buon periodo di forma. Gli agnonesi non avranno il fiato sul collo nella prossima trasferta a San Benedetto. E rammarico Isernia sul terreno di Avezzano. A tempo scaduto i 3 punti vanno ai marsicani.
Vincere come ha fatto oggi l'Avezzano, qualcuno dice che sia più bello, ma andando avanti di questo passo, perché non è la prima volta, va a finire che qualche tifoso ci rimetterà le penne, perché emozioni così forti a volte lasciano veramente il segno. Lucarelli è squalificato e in panchina va il suo vice, Gallese. L'organico dell'Avezzano non è più quello del mese di settembre e di conseguenza neppure le giocate sono più belle e ariose come nell'ultimo mese d'estate. I tifosi sanno benissimo che i marsicani hanno perso pedine fondamentali lungo il cammino, ma il campionato non può aspettare e in casa biancoverde si fanno alchimie per trovare la soluzione migliore. Contro l'Isernia è importante non perdere, perché un nuovo passo falso potrebbe aprire una pericolosissima crisi. Nel centrocampo dell'Avezzano c'è il giovanissimo Persia, che in più di una circostanza mostrerà i limiti dei suoi 18 anni, ma anche la fortuna non sembra girare dalla parte degli abruzzesi, che alla prima occasione passano in svantaggio. È il nono minuto, quando Fontana lascia partire un tiraccio senza pretese da almeno 40 metri. Davino è sulla traiettoria, ma Tabacco ci mette un piede e devia involontariamente alle spalle del proprio numero uno. Gelo sugli spalti e tifosi che già immaginano un nuovo pomeriggio di sofferenza. La pressione dell'Isernia è costante e sul pallone arrivano quasi sempre per primi gli ospiti, che minacciano ancora la porta di casa con Cantoro al 24esimo su calcio piazzato. Passano tre minuti e Davino deve intervenire nuovamente per bloccare a centroporta una conclusione di Scimò. Si sveglia dal torpore l'Avezzano, che alla mezz'ora porta Felli al cross dalla linea di fondo. In area ospite si crea un pericolo che poi viene risolto in angolo dai difensori biancocelesti. Sulla successiva battuta dalla bandierina del corner, Bitaye prova a colpire di testa, ma la palla è troppo alta per le sue possibilità. Altri tre minuti ed ecco arrivare il pareggio. C'è un calcio di punizione che Bisegna mette lungo in area per Di Genova, in posizione abbastanza defilata. Palla di nuovo in mezzo per la corrente Felli, che si inserisce di prepotenza e spedisce in fondo al sacco. Adesso l'Avezzano recupera un po' di coraggio e al 44esimo un sinistro di Bisegna dai 25 metri finisce al lato non di molto. E prima del fischio conclusivo della prima frazione, sugli sviluppi di un angolo, Persia prova a farsi perdonare gli errori precedenti, spedendo il pallone non lontano dalla porta di Maggi. Il pareggio potrebbe anche star bene ai biancoverdi, considerando i problemi di organico che ci sono, ma la mentalità è ormai quella di una squadra che va sempre alla ricerca della vittoria e il secondo tempo è quasi interamente di marca locale. Al settimo, su azione di contropiede, Bitaye vola sulla sinistra, spalla a spalla con Sabatino e in aria finisce a terra per l'intervento del difensore. L'arbitro osserva e lascia proseguire tra le vibranti proteste di giocatori e pubblico. Al 15esimo Davino sta per combinarla grossa, perché intercetta un pallone e tenendolo tra le mani attraversa tutta l'area e va a superare la linea di demarcazione dei 16 metri, inducendo l'arbitro a concedere un pericoloso calcio di punizione che per fortuna dell'Avezzano si risolve con una parata dello stesso portiere e poi col successivo corner in favore dell'Isernia. Molisani che calano sia mentalmente che fisicamente e pian piano l'Avezzano prende il sopravvento. Al 37esimo un lancio in verticale pesca Bisegna in posizione corretta. Michele potrebbe tirare ma perde l'attimo buono e un difensore ci mette una pezza con modi spicci che fanno arrabbiare un po' tutti. 40esimo, ennesimo calcio piazzato di Bisegna e palla che prima va a colpire la traversa di Maggi e poi viene messa in corner per evitare guai peggiori. E al 50esimo infine l'apoteosi, firmata proprio dall'ultimo arrivato. Uno col fisico minuto, ma con tanta voglia di sfondare in questo difficile mondo del pallone, che con la maglia dell'Avezzano ha già spedito di massimo alla Juventus. 50esimo, dicevamo, e Felli subisce un fallo. Sul pallone c'è come al solito Bisegna e la sua traiettoria è perfetta per la testa di Pollino, che salta come un grillo e va su un paio di spanne più degli altri. Maggi è battuto e lo stadio di Marzi per poco non viene giù. La corsa pazza del ragazzino in mezzo al campo è forse la cosa più bella di questa strana partita, che l'Avezzano prima ha rischiato di perdere e poi invece ha vinto. E dalla prossima settimana ci sono novità in arrivo. L'ultima nota la lasciamo per l'arbitro, a nostro giudizio assolutamente insufficiente. Parliamo adesso del Campobasso, il rossoblu illudono, poi cedono nel secondo tempo l'intera posta in palio al Matelica di Vittorio Esposito, classifica da zona retrocessione. Il Campobasso conosce la sesta sconfitta della propria turbolenta stagione, la prima da quando Massimiliano Favo siede sulla panca rossoblu ed inizia a pensare seriamente al mercato invernale di riparazione.
Il Matelica del talentuoso Esposito espugna il Servapiana, due reti in avvio di ripresa. Meglio i molisani nella prima frazione, schierati con il 4-4-2. Per il brasiliano Dimas, seconda esclusione di fila e posto in tribuna. Diverso l'atteggiamento dei marchigiani affidati a Clementi, che risponde sul terreno di gioco con il 4-3-3. A dirigere la gara è chiamato Votta di Moliterno. Aquino in casacca grigia si fa notare dopo 7 minuti, ma il portiere Nobile stoppa le velleità dell'attaccante di casa in due interventi. La risposta ospite di quelle da far tremare i polsi. Bondi direttamente su punizione coglie l'incrocio dei legni. Sulla respinta Pesaresi trova le mani del portiere Capuano. Grazioso per i molisani mette i brividi al Matelica, conclusione al volo da fuori area che spaventa Nobile. Il gol è nell'aria e trova la firma di Aquino al 27esimo, servito dalla sponda di Bucchi, rasoiata precisa sull'angolo più lontano dove Nobile non può arrivare. Ancora minaccioso il Matelica sulla solita botta dalla lunga distanza calciata da Bondi. Aquino riparte in contropiede servito a metà campo da Boldrini, ma conclude l'azione fuori misura in precario equilibrio. Il tempo termina con l'unica fiammata di Esposito nei primi 45 minuti. La difesa di casa si salva in affanno sullo slalom imperioso del fantasista di San Martino. La seconda frazione vede crescere gli ospiti, la prima sveglia del solito Esposito, punizione a giro accarezzata con il destro e Capuano deve arrendersi, Campobasso 1, Matelica 1 dopo 3 minuti. I molisani franano, poco più avanti Pesaresi approfitta di una dormita della difesa locale e punisce Capuano per la seconda volta, servito come meglio non potrebbe dal compagno di reparto Esposito. Nella formazione di Favo non c'è apparente reazione se non quella scomposta di Corbo al 30esimo che abbatte la ripartenza di Esposito. Rosso esibito da Votta al difensore, padroni di casa che restano in 10 per gli ultimi assalti alla porta di Nobile. Poco dopo lo seguirà il direttore sportivo Minadeo, allontanato per proteste dalla panchina. Finale concitato, Ferrani di testa trova i riflessi pronti dell'estremo ospite a 10 dal termine. Ad una manciata da rompete le righe, poi è Todino, subentrato a Bucchi, a non essere incisivo come ci si attenderebbe. L'ultima azione di rilievo porta la firma di Bondi a tempo ormai scaduto, la cavalcata del numero 11 termina in modo sbilenco. Al triplice fischio finale, sguardi rivolti in basso per i lupi, il Matelica vince e si mantiene nel groppone alle spalle della San Benedettese. Ahmed Ouda, giovane atleta allenato dal tecnico molisano Pasquale Venditti, si è classificato secondo nella gara juniores della 41esima edizione del Carsolina Cross che si è disputata a Sgonico in provincia di Trieste, manifestazione nazionale di corsa campestre. L'atleta ha corso i 6 km del percorso nel tempo di 16 minuti e 58 secondi ed infine la festa dello sport 2015. Si svolgerà nel pomeriggio nella sede regionale del CONI. La medaglia al valore atletico sarà assegnata all'atleta di Guglionesi Marco Crugnale, campione italiano di Wushu Kung Fu. Le stelle al merito sportivo invece verranno consegnate ad Umberto Anzini, Giuseppe Iandolo, Franco Passarella, Vittorio Priore, Sergio Zita e alla Società Atletica Molise Amatori. E con queste premiazioni è veramente tutto. Noi ci fermiamo qui, a risentirci alle edizioni della sera.